fama, ma soprattutto Bill Frisell è considerato oggi come oggi il più interessante esponente della sei corde nell'ambito jazz, ma non solo in quello. Bill Frisell è di scuola newyorkese, viene dalla quella tradizione del locale Knitting Factory che ha visto affermarsi tutte le più interessanti realtà della musica d'avanguardia contemporanea. È un musicista che è capace di affermarsi e di impostare il suo chitarrismo negli ambiti musicali più diversi. Lo ricordiamo ad esempio nel gruppo di John Zorn, che è una forse delle espressioni più interessanti della nuova musica newyorkese. Frisell è dotato di una capacità tecnica sbalorditiva, ma soprattutto quello che colpisce del suo modo di suonare la chitarra è la incredibile versatilità, fantasia e soprattutto imprevedibilità. E in fatto di imprevedibilità anche gli altri due membri del gruppo non gli sono da meno. Infatti, come vedremo dalle immagini del concerto di questa sera, anch'esso tratto dalla rassegna di jazz di Reggio Emilia, proprio l'imprevedibilità e la fantasia sono gli elementi che regnano incontrastati in questa performance musicale. Welcome. Hello, hello, hello. Welcome. Nice to be here. Thanks for coming here. That's Bill Frisell playing guitar over here. Joe Lovano. Grazie. Thank you.
students. Thank you.